Ciao amici, benvenuti in questa nuova puntata di Ricette Vaganti. Oggi faremo, io in compagnia di madre, i cassuntieri Ciao. ampezzani, che sono una ricetta tipica della zona nostra del Veneto verso la montagna. Cortina. Cortina per essere precisi. Allora, per questa ricetta serviranno farina, uova per fare la pasta e per il ripieno patate già lessate e schiacciate, la barbabietola già cotta e frullata, un uovo, pan grattato saltato con il burro. E un po' di parmigiano o grana con un po' di montaggio grattugiato. Sale, ricordatevi, sale qui. Allora, per chi non li conoscesse, i cassuntieri sono appunto dei ravioli. L'impasto classico, farina e uova. Abbiamo fatto 200 grammi di farina, due uova. Potete farne di più, basta appunto ogni 100 grammi un uovo. E impastiamo. Alla madre. Questa è la dose classica Dosi classiche. Mi ha fatto delle ricette anche che avevano del latte. del latte, però non ci piace rimanere sul classico. Andiamo sul sicuro. Sul sicuro anche. Oggi faremo un viaggio in montagna cucinando praticamente, visto che ancora non si può uscire. Che l'impasto è diventato abbastanza consistente, ci si può anche spostare Sulla spianatoia. sulla spianatoia o se voi avete un tagliere o una qualsiasi cosa piana. E poi tireremo la pasta con la macchinetta. Se volete, potete anche tirarla col mattarello, però secondo me viene più fina, viene più buona, Giusta? più giusta. Allora, eccoci qua. Allora, l'impasto è pronto. Lo Sì, lasciamo bello, settoso. bello, bello liscio. Lo lasciamo riposare mezz'oretta nella pellicola. E nel frattempo facciamo il ripieno. Nelle barbabietole le patate già lessate e schiacciate. Hai messo sale? Ho messo sale, forse mettiamo un po' di pepe, Però ce lo mettiamo un po' noi. di pepe. Sinceramente, è la prima volta che li faccio con le patate. È un esperimento questo. Di solito ci mettevo la ricotta, grana, però ci Allora, sono tante varianti. tante varianti, ci mettiamo il grano o parmigiano con il montaggio grattugiato. Il montaggio è semi stagionato, né fresco né proprio stagionato, però comunque potete usare anche un altro tipo di formaggio, basta che non sia troppo morbido. Mettiamo il pan grattato, Che così quanto assorbe l'umidità della rapa. esatto. E mescoliamo, vediamo se serve anche quello lì. Penso di Meglio sì. di sì. Sì, mettiamo tutto. Se vedete che è troppo umido l'impasto, mettete un po' di pan grattato in più. Questo è tipo 2 cucchiai più o meno di pan grattato. Aggiungerei anche un po' di ricotta qua, perché tanto rosso. Mettiamo anche un po' di ricotta. Sì, Sì, dai. dai. Mettiamo un po' di ricotta, meglio usare quella un po' più asciutta, questa non andrebbe proprio Eh sì, bene, così mettine anche un altro cucchiaio, è un altro buona la cucchiaio, li facciamo ricotta. belli pieni poi. Belli ricchi. Avevi messo il sale sulle patate? Ma ne mettiamo ancora un po', secondo me. Deve essere più o meno di questo colore l'impasto. Bello rosa. Comunque un trucchetto: non buttate l'acqua delle rape, ma fate una maionese rosa,
un po' di maionese, un po' di yogurt greco o no, anche no, solo maionese, l'acqua delle rape, diventerà bella rosa, molto simpatica, anche buona. Bello questo impasto qua, ripieno. Ci voleva la ricotta. Ci voleva un po' di ricotta. Non posso fare le cose proprio... Le ricette a volte bisogna un po' personalizzarle, magari vengono da me. C'è scritto anche un po' di cannella, la mettiamo? No? Sì. Mettiamo anche un po' di cannella. Sì, le spezie vanno sempre bene. Ci mancano i semi di papavero per quando saranno cotti. Sì. Con tutte le nostre spezie, ma quelli ci mancano. Ci manca un pizzichino di cannella, basta, perché questa è fortina. Perché le spezie le abbiamo. Ci abbiamo tutto all'infuori dei semi di papavero da mettere una volta. Se volete un video in cui parliamo di tutte le spezie, fatecelo sapere, che lo facciamo. Ricotta sì, e ricotta no, ci siamo dimenticate l'uovo, ma siamo ancora in tempo. Ok, questo lega. Se volete fare i fighi, potete usare anche la sacca poche, se no basta mettere ripieno con il cucchiaino. No? È più comoda. Però è più comoda la sacca poche, molto più professional. Ma si sente già un po' di aria di montagna? No, fuori oggi è una bella giornata di primavera. Siamo che... sole bellissimo fuori, non si può uscire. Non si può uscire. Potremmo andare in giardino però. In giardino a mangiare i casunziei? Il trucco per non farla attaccare è mettere la farina sopra ogni strato. Questo è abbastanza fine. No. Passiamo ancora una volta, aspetta, l'ultima. Ancora una volta. Vi servirà per fare i ravioli un po' di acqua, il ripieno. Sì, no, ancora più. E un coppa pasta, se non ce l'avete, un bicchiere che abbia più o meno diametro 5 cm. Sono questi. Sì. Noi abbiamo il bicchiere medievale vichingo qua. Questa è pronta. Con questo qui facciamo... Prova a vedere se taglia bene. Dei cerchietti. Sì. I cerchietti sono piccoli. No, no. Più o meno così devono essere. E sui cerchietti metteremo l'impasto. Più o meno così, una nocciolina, mettete l'acqua per aderire meglio, ok, e poi lo chiudiamo proprio così, perfetti, ok. Allora è stupendo questo, più o meno dovrebbe essere l'impasto giusto, perché se è troppo non riuscite a chiuderli, se è troppo poco non si sente dentro. Poi gli ultimi saranno i primi. '56, '58, '64, '65, '80 vi vengono con queste dosi, anche se noi abbiamo avanzato un po' di impasto. Che? Direi di ripieno, che probabilmente potremmo fare degli gnocchi tipo nudi, un po' alternativi, rossi. Ma... Quindi facciamo bollire un minuto scarso, proprio una cosa rapida. Poi li tirate su e li mettete subito nell'acqua fredda, così si blocca la cottura. E così... non si attaccano, perché se voi li lasciate qua, anche se mettete la farina, prima o poi si attaccano e poi li tirate su, fa il buchetto e ciao. Guardate come si vede bene il ripieno rosso. Molto carino. Qua finché non li avete fatti tutti, poi se volete li mettete in congelatore e se no li mangiate su. Anche basta anche passarli nella padella con un po' di acqua
e non serve neanche rimetterli nell'acqua bollente. Una volta che li avete fatti bollire tutti, li rovesciamo su un panno, un canovaccio, e li lasciamo un attimo asciugare. Che bellini! Bellissimi, sono belli, molto molto belli, sono venuti. Guarda questo. Bello più questo bello. È bello, proprio rossissimo. Allora mettiamo il burro a dorare un po' con un po' di salvia. Che profumo! Bella saltatina, lasciamo un attimino. Abbiamo grattugiato un po' di ricotta affumicata direttamente dall'azienda Talamini di Cortina, Vodo di Cadore per precisione. Lasciamo il link del locale qui sotto. Ottimo. Buono. Assaggiamo. Ci vorrebbe, per essere proprio precisi con la ricetta, anche un po' di erba cipollina fresca sopra. Molto buono. Molto buono.